siano lodati Gesù e Maria. Vorrei, fratelli e sorelle carissimi, dividere queste, spero, brevi considerazioni con voi in due parti. Nella prima approfondire una delle letture che abbiamo ascoltato, che è l'ultima che mi resta da approfondire un po' con voi, che è la seconda, che è molto bella, molto profonda, e poi la seconda parte da dedicare, come doveroso, insomma, alla festeggiata di questa settimana, la nostra patrona, la Madonna della Vittoria. Vado subito diretto, così non perdiamo tempo. La seconda splendida lettura ci ha detto queste parole, che adesso ripercorriamo insieme. La parola di Dio è viva, efficace, attenzione, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Sapete che la spada a doppio taglio, comunque la giri, li ferisce. E che cosa fa? Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima dello spirito. Per spiegare bene il punto di divisione dell'anima dello spirito dovrei fare una sintesi di San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila. Potremmo stare qui un'altra ora, però accontentiamoci del fatto che ti penetra proprio dentro, ti scava, ti interroga la parola di Dio, non la parola degli uomini, fino alle giunture, alle midolla, attenzione, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Ho detto che siamo brevi, su queste parole potremmo farci una catechesi di due ore e non avremmo esaurito il contenuto. Cosa dobbiamo ritenere? Allora, sapete che una fede matura è capace di mettersi in coscienza davanti a Dio e di imparare a lasciarsi denudare. La creatura, la lettura continua. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto a tutti i suoi. Lasciarsi denudare, farci mettere nella verità. Tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Allora, noi siamo capaci di metterci davanti alla parola di Dio, siamo capaci di stare in silenzio davanti al Signore. Guardate quante volte anche il Papa ci ha esortato, oltre che in questo mese a pregare il rosario, spero che tutti lo stiate facendo, con la preghiera a San Michele Arcangelo, l'antifona mariana per difendere la Chiesa dalle insidie del demonio, no? Ma quante volte ha parlato dell'importanza del silenzio? Io da quando sono venuto qui sto cercando di educare anche dentro la Chiesa a fare silenzio, non solo per rispetto del Santissimo Sacramento che è presente, ma perché il luogo, l'ambiente in cui Dio ti parla è il silenzio, che non è un vuoto, l'assenza di rumore, ma è l'entrare in misterioso contatto con Lui che ti fa entrare dentro te stesso. Cosa vuol dire mettersi davanti a Dio? Faccio un esempio. Sul banco della Buona Stampa troverete questa settimana due nuovi opuscoli. Il primo racconta bene tutta la storia della Madonna della Vittoria, che vi do a leggere, l'abbiamo letto in questi giorni durante le visite della Madonnina ai nostri rioni. Però rimane con voi, insomma, per sempre, è bene sapere questa storia. Poi ce n'è un altro, anche questo mi è stato sollecitato, che si intitola Come fare la Santa Comunione. Questo è uno splendido esempio della seconda lettura. Adesso da poco facciamo la comunione. Che faccio? La faccio o non la faccio la comunione? Sto in condizione di poter fare la comunione, cioè ci sono delle disposizioni interiori e ci sono anche delle disposizioni esteriori comunque accostarsi alla Santa Comunione. Li troverete tutte quante le norme liturgiche attuali della Chiesa, su tutto quello che la Chiesa dice su come ci si deve accostare interiormente alla Santa Comunione e come ci si può accostare esteriormente. Ci è tornato anche Papa Francesco recentemente. Dov'è che devo decidere questa cosa? Mi adeguo alla moda? Vanno tutti a fare la comunione, vado pure io? Fanno tutti in un certo modo la comunione, vado pure io? Oppure leggo, dice parola della Chiesa, quindi decodificazione della parola di Dio, penso, mi metto davanti al Santissimo Sacramento e dico: ma io sto in condizione di fare la comunione anzitutto interiormente? E questo tutto lo devi chiedere, perché, capite? Perché quando noi andiamo a fare, Gesù è felicissimo di entrare dentro il nostro cuore, ma sapete benissimo che bisogna essere pronti a riceverlo nella comunione. Questo c'è l'urgenza della catechismo. E il modo con cui faccio la comunione mi aiuta a interiorizzare la presenza reale, mi aiuta a rendere onore, rispetto, adorazione a Gesù, mi aiuta ad esprimere la mia fede, ci credo veramente che quello è Gesù? Queste sono tutte quante domande che noi dobbiamo imparare a ascoltare interiormente. Faccio un altro esempio, no? Voi sapete che ci sono alcune persone che hanno un po' paura di confessarsi,
Mi sono paura di confessare perché mo non fate tutti i colori e mo gli racconto al prete. Ogni tanto si sente dire questa cosa. Allora, capite, non voglio giudicare nessuno, capite il senso di quello che sto dicendo, no? Ma il peccato ti offende? Offende il prete o offende Dio? Tu pensi che quando stai facendo qualche peccato Dio non lo ha visto, non lo sa? O che quando tu ti vai a confessare informi Dio di qualcosa che non sa? Non è questo il senso del sacramento della confessione, capite? È un atto di umiltà che tu fai dinanzi a un suo ministro che ha da lui il potere di darti il perdono. Però sta attento, la confessione tu la fai davanti a Dio, non davanti al prete. Capite? Perché se tu vai dal prete e dici, però questo è meglio che non te lo dico al prete, perché mo se dico questo lo sa che predica, che vuoi fare, oppure quest'altro è meglio che non te lo dico perché mi vergogno. Ma che cosa sta dicendo il tuo cuore? Vedete la seconda lettura? Tu dinanzi a chi stai agendo? Davanti a Dio o davanti alla creatura? Il prete è il ministro di Dio, per carità, è degno di onore e di rispetto in quanto ministro di Dio, non in quanto essere umano, eh? Ma è sempre una creatura, capite? Il soggetto della confessione è Dio, capite? Perché il peccato e il non peccato è una cosa che riguarda la tua coscienza e Dio. Certo, poi il peccato fa male anche fuori di Dio, fa male anche alla Chiesa, fa male anche al mondo, ma capite? Quindi nei sacramenti anzitutto noi dobbiamo imparare a stare a fare le nostre scelte davanti a sé, così tutte le cose della vita, capite? Io sono contentissimo, in questa settimana la Madonna visita i nostri rioni e molti hanno partecipato, no? Ma che faccio? La Madonna viene nel mio rione e che faccio? Resto davanti alla televisione o esco? E questa è una decisione che devi prendere in coscienza davanti a Dio. Se la Madonna ti viene nel rione e tu resti davanti alla televisione, è una scelta che tu hai fatto, capito? Buona o cattiva, valutalo tu, secondo la tua coscienza. Allora, questo tipo di doc, io non faccio una cosa perché me l'ha detto il parroco, me l'ha detto il parroco, perché lo dice il vescovo, perché non lo dice il vescovo, pure perché lo dice il parroco, perché non lo dice il papa, perché tutte queste cose, certo che ci devo pensare a quello che dice il parroco, devo pensare a quello che dice il vescovo, devo pensare a quello che dice il papa, ma tutto questo devo farmi oggetto poi di una mia scelta personale e interiore davanti a Dio. Il Papa sta facendo pregare perché la Chiesa sia difesa dal demonio, no? Adesso prova un attimo a... Io sono il primo ad essere scandalizzato, addolorato da tantissime cose che si vedono. Non mettiamoci nessuna cosa, fanno male. Però entrate nella testa di una persona, specie se ministro, che fa dei peccati orribili. Ma secondo voi, questo si era letto la seconda lettura di oggi, che fa le scelte in coscienza davanti a Dio? Ma io se dovessi fare certe cose, ma io non ci presento, cioè, come faccio a presentarmi all'altare? Alza il corpo di Cristo con la coscienza macchiata dei certi peccati, ma come faccio a presentarmi davanti a voi? Come faccio a fare un'idea? Io non è che sono virtuoso, io non sarei buono, capite? Quindi qual è il problema di queste cose? Il problema è che questo non c'è, capite? Non va dato per scontato nemmeno in un ministro di Dio, capite? Tanto meno in un fratello, ma questo dobbiamo imparare a farlo. Il messaggio della seconda lettura è importantissimo, capite? Perché la nostra coscienza deve imparare a mettersi, perché se non ci mettiamo adesso, quando saremo morti, guardate che il nostro Signore dice, ma che hai fatto? Perché hai fatto questa cosa anziché quest'altra? Perché non ci hai pensato abbastanza? Capite? Guardate che noi moriremo, capite? E che succede quando moriamo? Che il nostro Signore dice, vabbè abbiamo scherzato, ma voi sareste contenti se, come dicono ministri che hanno abusato di persone innocenti, quando andiamo di nostro Dio dice, vabbè che il paradiso mettete vicino a Padre Pio, non c'è nessun problema, sareste contenti? Mi piacerebbe che Dio facesse così, senza che questi hanno fatto magari nessun segno di pentimento e non hanno fatto niente, hanno continuato fino alla fine distruggendo le persone senza nessun segno di pentimento e vanno in paradiso a fianco a Padre Pio. Ma io se Dio fosse così divento ateo, d'accordo? Ma Dio non è così, capite? Quindi se io non imparo in questo mondo a relazionarmi con il Signore, poi quando muoio si deve relazionare per forza, capite? Perché il nostro Signore qui è buono, tollerante, perché ci aspetta, ci ha pazienza, usa misericordia, ma guardate che chi poi continua a fare di testa sua fino alla fine, poi se la vede con padre detto, perché non è un caso da così la lettura, siamo uniti davanti a Lui e a Lui dobbiamo rendere conto, capite? Perché se non li facciamo qui i conti con la coscienza, abbiamo sbagliato, nessun problema. Confessionale, perdonate perché oggi non c'ho nessuno che mi aiuta, non c'è nessuno in confessionale. Confessionale,
una bella confessione, sinceramente pentito, c'è il perdono, tutto è risolvibile, però dobbiamo fare le cose serie. Allora, due minuti della nostra cara Madonnina. In questi giorni abbiamo visto il miracolo della Madonna, la Madonna con gli occhi aperti e guardando intorno, quindi ci guarda, ci dice: io mi prendo cura di voi, vi guardo. E qui dobbiamo, sarebbe molto bello imparare a metterci sotto lo sguardo di Maria, che è uno sguardo di mamma, uno sguardo amorevole, uno sguardo che attende di essere ricambiato, capite? Voi sapete, quando qualcuno ci guarda, attende di essere ricambiato, no? Perché se ti guardo soltanto io, non c'è un rapporto. Se lo sguardo è ricambiato, entriamo in relazione. Allora guardiamo un po' la Madonna, non soltanto, sapete che è un gesto di grande devozione anche guardare le immagini, no? Guardarla in un certo modo, ma guardare la Madonna vuol dire entrare in una dinamica interpersonale con lei, in un dialogo, in un rapporto che ho fatto con Gesù e ho fatto anche con lei, che è un dialogo da figlio. Quindi ci ho mai fatto una chiacchierata, voi ci avete fatto mai una chiacchierata con la Madonna? Chiacchierata, dicendogli: guarda, tu sei mamma, allora facciamo finta, lei è tua madre, capito? Cioè, noi con mamma ci abbiamo parlato tante volte quando eravamo piccoli, a lamentarci, a farci consolare, eccetera, eccetera. Oppure parlarci in quella forma privilegiata e altissima di preghiera che è il Santo Rosario, a cui dedicato questo mese. Il Papa ci sta invitando a pregarlo, ma se uno dovesse vedere tutto quello che hanno fatto i papi, non finirebbe più. Lo slogan di questa nostra festa quest'anno è stato questo, una frase di San Pio V, scritta in occasione della battaglia di Lepanto: non la forza, non le armi, non i comandanti, ma il rosario di Maria ci ha resi vittoriosi. E sapete, ne abbiamo parlato in questi giorni, vittoriosi a Lepanto nel 1571, ma anche a Vienna l'11 settembre del 1683. Ma anche adesso, figlioli miei cari, perché adesso la salvezza della Chiesa stessa, questo l'ha detto la Madonna a Fatima, e non solo della Chiesa ma anche del mondo, dipende dal rosario. Se uno studia le apparizioni di Fatima, che sono tra le più importanti della storia della Chiesa, approvate dalla Chiesa, troverà che la Madonna ha detto queste parole: non c'è problema nazionale, internazionale, pubblico o privato, ivi compresi guerre, cataclismi, catastrofi naturali, terremoti e tsunami, che non possa essere risolto con rosario. Io personalmente, l'ho detto anche alla messa precedente, avete sentito che pare che il presidente della Corea del Nord voglia invitare Papa Francesco in Corea del Nord, ma vi rendete conto di che significa una cosa del genere? Io non so quante volte alla Madonna gli ho chiesto, dico: mettici le mani tu, specialmente quando stavano appiccicati il presidente con Trump. Sapete che se poi ti schiacciano un tastino partono le bombe atomiche, non è uno scherzo, con 10 minuti la terra diventa un cumulo di macerie, non è come la battaglia di Lepanto che stavano con le sciabole e con le scimitarre. Qui oggi succede la fine del mondo e queste cose bisogna fermarle. Quindi quando salgono le tensioni internazionali, vi ricordate quando successe quel marasma in Siria 3-4 anni fa, che sembrava che stesse succedendo la fine del mondo? Il Papa disse: digiuno e preghiera, tempo 2 giorni, si è tutto fermato, lo ricordate? Cioè, noi abbiamo una forza nella preghiera e nel digiuno anche. Sono armi che dobbiamo imparare a rimettere in campo, perché con queste il male si deve fermare. Molte volte il male è più grande di noi, dice: che ci posso fare con tante cose? Niente, da un punto di vista operativo. Ma questo, e anche la tua arma più grande, si può sempre utilizzare. Non costa tanto, neanche tantissimo tempo, ma produce grandi frutti. Chiediamo alla Madonna che il frutto di questi splendidi giorni che abbiamo vissuto e che continuano oggi possa essere per tutti un rinnovato amore e devozione a lei, e soprattutto un rinnovato amore e preghiera del Santo Rosario. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo.